È una mostra che rientra in una serie di iniziative importanti. Noi riteniamo che l'identità di questa città vada ripresa anche attraverso la valorizzazione dei segni che la storia ha lasciato nella nostra città, e questa è una mostra che lo dimostra proprio. Abbiamo avuto una importantissima collaborazione con l'UNUCI, con le associazioni d'arma. Siamo riusciti ad avere 2500 immagini e da queste sono state scelte 200, bellissime, inedite, perché sono state scattate dai soldati stessi con anche in calce dei richiami che sono stati scritti di loro pugno all'epoca in lingua madre, e quindi è una mostra che vale assolutamente la pena di essere visitata. Rientra in un progetto più importante che è stato ottenuto da questo comune grazie alla partecipazione attiva sia degli uffici ma anche delle associazioni. Vale 43.000 euro, è stato scelto tra 750 progetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e la mostra è una delle iniziative. Noi il 29, 30, 31 e 1 giugno saremo anche a trattare questi argomenti con delle conferenze, dibattito. Il 29 queste conferenze saranno aperte da Paolo Mieli. Vogliamo che Monfalcone cresca anche rispetto a questi temi, per arrivare poi il 24 ottobre del 2018 al centenario della liberazione di Monfalcone, che torna all'Italia con un valore già costruito, per riuscire a dare anche in quell'occasione la valorizzazione dell'identità e dei segni che la storia riesce a consegnare alle persone, ai cittadini. Senta, mostre di questo tipo non sono mostre tra virgolette di serie B, anzi sono ai massimi livelli. Questa è una dimostrazione di volere e potere? Ma infatti, come ha detto bene, ci stiamo veramente impegnando tantissimo, perché noi riteniamo che queste qualità siano le qualità già adatte a una città che vuole riemergere. Il concetto dell'identità e della qualità sta in cima ai nostri pensieri. Il fatto stesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia apprezzato la nostra iniziativa, finanziandola tra tutti i progetti che le dicevo con 43.000 e ponendola in cima alla graduatoria, ne è la dimostrazione. La presenza di Paolo Mieli, ma che è uno degli esperti che saranno presenti alle conferenze, lo è pure. Stiamo lavorando molto bene, devo dire, anche con le scuole, in particolare con una scuola che ci dà la disponibilità. Riteniamo che i ragazzi giovani debbano far parte di questo percorso, perché i segni della storia diventino anche la presenza in futuro delle attestazioni come questa odierna in galleria espositiva. Altre cose, questa mostra insieme poi alla più tradizionale marcia di San Marco, che comunque viaggia, comunque ti fa fare un connubio tra sport e cultura, quest'anno va in tanti posti proprio dedicati alla grande guerra, così è un connubio. È un connubio importante, ed è un connubio che con la rete che stiamo creando con le associazioni diventa fondamentale, no? La partecipazione delle persone che ci mettono del proprio e che creano eventi di questa qualità dimostra che abbiamo delle potenzialità inespresse e delle volontà importanti. La partecipazione dei cittadini che costantemente animano e frequentano la galleria è la dimostrazione che siamo anche sulla strada giusta.